Ciao, sono Claudio e questo è il terzo di un gruppo di 6 video dedicati all'insegnamento della chitarra ed in particolare alla didattica. Nel primo video abbiamo introdotto quelli che secondo me sono gli elementi fondamentali per avere una didattica efficace. Sono 5 elementi che sono capire chi abbiamo davanti, elemento che abbiamo trattato nello scorso video, poi dopo il secondo elemento è programmare la nostra didattica ed è l'argomento che vediamo oggi, e nei prossimi video invece parleremo degli altri 3 elementi, ovvero la differenza tra insegnamento ed esibizione, la gradualità nell'insegnamento e la correzione degli errori. Guardo di lì perché ho appunto annotati questi elementi per non dimenticarmeli. Quindi oggi appunto parliamo di come programmare la didattica. Consiglio nuovamente anche a chi non vuol fare nella vita l'insegnante ma semplicemente suona la chitarra lo stesso di seguire questi video, perché è interessante vedere la prospettiva dell'apprendimento della chitarra da entrambi i punti di vista, quello dell'insegnante e quello dell'allievo, e si può sempre imparare qualcosa e avere degli interessanti spunti di riflessione. Con questi video mi rivolgo principalmente agli insegnanti più inesperti o a chi vorrebbe magari iniziare a suonare, ad insegnare la chitarra, ma anche agli insegnanti più esperti e navigati che magari possono con i loro commenti qui sotto integrare quello che dico e rendere questo tipo di dibattito ancora più interessante. Ma andiamo a parlare dell'argomento di oggi, ovvero programmare la nostra didattica. Ora vorrei tracciare l'identikit di una tipologia di insegnante che è stata molto in voga per decenni e che lo è ancora oggi, purtroppo. Quindi si tratta di quell'insegnante che non programma la propria didattica. Perché non la programma? Perché probabilmente si sente così bravo da non averne la necessità, però questo tipo di approccio ha sempre comunque le gambe corte. Quindi questo tipo di insegnante si sveglia la mattina della lezione, o peggio all'inizio della lezione stessa, pensando che cosa faccio fare adesso al mio allievo. E per quanto noi abbiamo delle conoscenze vaste, un vocabolario chitarristico vasto, questa cosa funziona per una lezione, funziona per 2, per 3, per 4, ma dopo un po' comincia a dare segni di cedimento. E il fatto che non c'è una linea didattica, un percorso, qualcosa di studiato, comunque gli allievi lo percepiscono, quindi si possono far entusiasmare da un singolo argomento, da una certa cosa particolarmente interessante, ma poi nel lungo periodo questa mancanza di programmazione la si avverte. Un altro atteggiamento tipico di quella tipologia di insegnante è appassionarsi personalmente a settimane alterne a cose diverse e proporle ai propri allievi. Quindi questa settimana mi sono visto il concerto di Robben Ford, tutti gli allievi a fare Robben Ford. Dopo 2 settimane mi sto studiando il pezzo di Malmsteen, tutti a fare Malmsteen, indipendentemente dal livello degli allievi, dagli obiettivi, dalle esigenze delle persone. Chi ha provato ad insegnare sa che un'ora di lezione, nella percezione dell'insegnante e dell'allievo, può essere un tempo lunghissimo e interminabile, o può essere una cosa che vola via e sembra che siano passati 5 minuti. E l'approccio dell'insegnante X, che abbiamo visto poco fa, è proprio quello che porta dopo 20 o 30 minuti di lezione a pensare: bene, e adesso che cosa gli faccio fare? Perché mancando un programma sul medio-lungo periodo diventa difficile anche strutturare la singola lezione. Quindi fino adesso abbiamo parlato al negativo di ciò che non andrebbe fatto, abbiamo visto il tipico identikit dell'insegnante un po' vecchia maniera che si improvvisa e fa dell'improvvisazione didattica, ma andiamo a vedere invece quello che andrebbe fatto, come possiamo strutturare la nostra programmazione. Occorre dire che non possiamo iniziare a stendere dei programmi se non abbiamo prima raccolto le informazioni chiave che ci servono su quella persona, quindi ti rimando al video precedente in cui abbiamo parlato in sostanza appunto di quali sono le informazioni, quali sono le domande che dobbiamo porre preventivamente ai nostri allievi. Ma una volta che avremo raccolto queste informazioni saremo in grado di stabilire quali sono gli obiettivi di base che ci vogliamo dare in un certo periodo. Quindi ragioniamo ad esempio su un periodo di qualche mese, 5-6 mesi, e cerchiamo di capire in maniera condivisa, assolutamente condivisa con i nostri allievi, quali vogliono essere gli obiettivi di fondo che vorremmo raggiungere in quel periodo. Gli obiettivi possono essere più svariati, quindi come impostare correttamente la pennata alternata, oppure imparare ad improvvisare in un certo contesto, o ancora saper gestire le principali forme degli accordi. Tutti questi macro obiettivi sono sicuramente validi. Una volta individuati gli obiettivi fondamentali, potremo anche individuare degli obiettivi secondari, quindi delle questioni un pochino più piccole e raccolte da mettere attorno agli obiettivi principali per dare un quadro un pochino più organico. L'altra cosa che ti consiglio di fare è, una volta individuato il macro periodo, di suddividerlo in sottocicli di lezioni, quindi in cicli per esempio da 5 o 10 lezioni.
individuare poi dei micro obiettivi da raggiungere in quei cicli di lezioni. Una volta che avremo strutturato gli obiettivi di fondo dei micro cicli di lezione un pochino più circoscritti, potremo anche imparare a strutturare la singola lezione e vedremo che un'ora di lezione non è più un tempo così lungo se lo impostiamo nel modo corretto. Quindi ti consiglio ad esempio di dividere la lezione in tre parti. La prima parte potrebbe essere dedicata per esempio al riscaldamento delle mani o a una parte teorica. La parte centrale sarà dedicata all'argomento principale, all'obiettivo principale di quel periodo, e la parte finale potrebbe essere dedicata a un ripasso. Una cosa molto interessante da fare e anche molto concreta che aiuta gli allievi a capire i tipi di miglioramenti che hanno è fare ad esempio una registrazione di una certa cosa all'inizio del ciclo di lezioni e una registrazione alla fine, e poi dopo paragonarle insieme e cercare di capire se ci sono stati dei miglioramenti in positivo.